Ben ritrovati amici di Telecittà con l'appuntamento con l'informazione. Nessuno mi ha detto assolutamente nulla e non ho ricevuto ad oggi alcun provvedimento di sospensione. Risponde così al telefono Callansa il provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, rispetto a indiscrezioni di stampa sulla sua sospensione dall'incarico decisa dal Ministero delle Infrastrutture. Zincone, figura centrale in questi mesi a Venezia per la gestione delle attività e dei sollevamenti del Mose, era sottoposta da luglio a provvedimento disciplinare per aver anticipato un pagamento di 850.000 euro a un'azienda consorziata del CVM scavalcando le intese raggiunte con i creditori. Il Consiglio di Stato restituisce 37 milioni di euro alla città di Padova. Una querela giudiziaria lunga più di 5 anni e mezzo, avviata nel 2015 dall'allora sindaco Bitonci e poi portata avanti dalla giunta Giordani. Una sentenza del Consiglio di Stato ha dato definitivamente ragione al Comune di Padova in merito alla ripartizione a livello nazionale del Fondo di Solidarietà Comunale relativo al 2015. All'epoca il governo presieduto da Matteo Renzi aveva riconosciuto invece alla Città del Santo poco più di 6 milioni e mezzo di euro, mentre a Palazzo Moroni spettavano proprio quei quasi 37 milioni e mezzo di euro in più che ora finalmente saranno a disposizione. Diamo adesso il consueto sguardo all'odierno bollettino Covid nella nostra regione. Nuova impennata di contagi in Veneto. Sono 771 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a cui si aggiunge il decesso di un malato. Sale così a 13.534 il numero dei cittadini attualmente positivi al virus che si trovano in isolamento fiduciario o che sono ricoverati in ospedale. In crescita anche la curva dei contagi rispetto ai 583 casi emersi ieri dall'analisi dei tamponi. Il bollettino di oggi appare in salita con 188 casi di differenza. Rimane pressoché invariato il saldo dei posti letto occupato negli ospedali con 5 dimissioni dalle aree non critiche che scendono a 173 e 3 ingressi nelle terapie intensive che portano il numero delle emergenze a 31. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 444.692, quello delle vittime a 11.652. Cronaca, il tempo di girarsi, pochi istanti e il figlio si trovava riverso in acqua faccia in giù. Tragedia a Porto Santa Margherita, Caorle, nella serata di ieri attorno alle 21, quando un giovane di 28 anni residente in provincia di Vicenza è morto annegato mentre faceva il bagno con il padre. Il ragazzo, con problemi di autismo, si trovava sul litorale veneziano per trascorrere un periodo di vacanza. Inutili tentativi di rianimarlo, i sanitari del SUEM 118 sul posto non hanno fatto altro che constatare il decesso del giovane. I carabinieri locali sono intervenuti per effettuare gli accertamenti del caso. La polizia di frontiera ha arrestato 4 cittadini bengalesi per aver esibito documenti falsi e denunciato altri 2 stranieri in possesso di permessi di soggiorno greci falsificati. Nel corso di una verifica dei passeggeri provenienti dai paesi Schengen, per i quali è previsto il controllo a campione durante il cosiddetto velo di sicurezza, sui passeggeri arrivati dalla Grecia sono stati identificati 6 stranieri, tutti cittadini bengalesi di sesso maschile, che cercavano di entrare illegalmente nel nostro territorio utilizzando documenti falsi. Per 4 di loro si è proceduto all'arresto, in quanto agli operatori di polizia avevano esibito passaporti risultati alterati, mentre per gli altri 2 con passaporti regolari ma con permessi di soggiorno greci falsificati è scattata la denuncia. I primi 4 sono stati processati per direttissima e condannati ad 1 anno di reclusione. Ancora cronaca locale in questo caso, tragedia intorno alle 21.30 di ieri sulla statale Romea all'altezza della trattoria adriatica e del distributore Q8 nel comune di Rosolina. Mohamed Saidi, di 53 anni, originario del Marocco e residente a Loreo, è stato investito da un'auto ed è deceduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Adria e il personale del SUEM 118 e i vigili del fuoco. L'auto coinvolta nell'incidente è una Lancia Y condotta da un 44enne della provincia di Rovigo, che stava procedendo in direzione Chioggia mentre il pedone stava attraversando la Romea. L'impatto non ha lasciato scampo al 53enne. Cambiamo totalmente argomento adesso e parliamo di Fincantieri, fiore all'occhiello dell'industria veneta e non solo, pronta a far scendere in acqua una nuova squadra.
Norwegian prima di 6 navi da crociera di nuova generazione della nuova classe prima per Norwegian Cruise Line è stata varata presso lo stabilimento di Marghera. Con circa 142.500 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3.215 passeggeri, Norwegian Prima e la unità gemella costituiscono la spina dorsale della flotta del futuro. Le consegne sono previste tra il 2022 e il 2027. La classe si basa su un progetto di prototipo sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità con una configurazione di prodotto innovativa in grado di arricchire ulteriormente l'esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all'efficienza energetica con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l'impatto ambientale in linea con le più recenti normative in materia. Ritorniamo a parlare di cronaca con un episodio fortunatamente finito bene. Nella serata di ieri un anziano di 80 anni di Vicenza si è perso sul sentiero della selvaggia Val di Pruche, versante nord del Monte Pasubio. L'uomo è stato ritrovato grazie all'utilizzo del vecchio metodo del fischietto. Una volta partiti i soccorritori, l'anziano è riuscito a farsi trovare con questo metodo datato ma ancora efficiente. Dopo aver perso l'orientamento, l'uomo si è ritrovato su un pendio ripido dal quale non si azzardava più a muoversi. Pur con poca copertura telefonica, l'anziano è riuscito a contattare il 118 per chiedere aiuto. È partita una squadra del soccorso alpino di Arsiero, pur non sapendo dove si trovasse l'escursionista. E poi si è avviata appunto la ricerca. Qualche ora dopo hanno iniziato a sentire il fischietto e hanno stabilito un contatto vocale con il disperso, individuandolo e portandolo in salvo. Una sorte diversa e più tragica è toccata invece a un uomo di 65 anni di Belluno, precipitato e morto ieri sera lungo il sentiero tra Ponte Mariano e Case Bortot. Al rientro da una passeggiata con il cane a Ponte Mariano, la moglie ha visto cadere il marito, forse inciampato o a causa di un malore, dal bordo del sentiero in uno dei tratti esposti senza che l'uomo riuscisse a fermarsi. Il corpo è stato ritrovato 200 metri sotto il sentiero e 150 metri sopra il torrente Ardo. Dopo essere stata recuperata dal soccorso alpino, la salma è stata trasportata al cimitero di Bolzano Bellunese e di seguito alla camera mortuaria. Cambiamo ancora totalmente argomento e adesso un nuovo servizio del nostro Emanuele Compagno, sempre nella tematica degli angoli di Veneto nascosti dal resto d'Italia. Vediamo. Siamo venuti fino a qua per Telecittà, nel borgo medievale di Gradara, nelle Marche, perché anche qui c'è qualcosa che parla veneto. Infatti all'interno della chiesa che vedete alle mie spalle, la chiesa del Santissimo Sacramento, c'è proprio un quadro di Sant'Antonio da Padova. Andiamo a scoprire il quadro e tutta la chiesa oltre al borgo di Gradara. Ed ecco la porta d'ingresso del borgo medievale di Gradara, nelle Marche. La chiesa del Santissimo Sacramento, che vediamo in queste immagini, è stata fondata dalla duchessa Vittoria Farnese nel 1597 per la Compagnia del Santissimo Sacramento. All'interno è conservato un organo del Settecento del famoso maestro Calido. Vi si trovano ancora le spoglie di San Clemente, che vediamo in queste immagini, martire romano del II secolo. Ed ecco il quadro di Sant'Antonio da Padova, presente nella chiesa. Molto suggestivi i camminamenti di ronda sulle mura, percorribili a piedi, nonché le strade e le viuzze che consentono di ammirare uno splendido panorama su tutta la valle che degrada fino al mare nel territorio di Pesaro Urbino. Lungo le mura della città si può poi percorrere la passeggiata degli innamorati, con uno straordinario punto panoramico. Il borgo medievale ruota infatti intorno alle figure di Paolo e Francesca, la coppia di innamorati cantati da Dante Alighieri all'interno della Divina Commedia. All'interno del borgo medievale è presente questa straordinaria rocca che si può visitare ancora arredata e che contiene la stanza di Paolo e Francesca. Intorno al 1275, Guido da Polenta, signore di Ravenna, diede in sposa la figlia Francesca a Giovanni Malatesta, signore di Rimini, valoroso ma brutto d'aspetto. Egli inviò così a Francesca il fratello Paolo, nobile e bello, già sposato con Beatrice. I due però si innamorarono e così Giovanni, quando li colse in flagranza, li uccise. All'interno del borgo troviamo anche la chiesa di San Giovanni Battista, presente già nel 1290 e restaurata dai Malatesta prima e dagli Sforza poi. Altri restauri sono settecenteschi.
è presente un crocifisso ligneo che per le sue fattezze cambia tre espressioni diverse a seconda del punto di osservazione. Sulle tracce di Venezia e del Veneto, in luoghi che si trovano in altre regioni. Per Telecittà siamo venuti a Rimini perché qui si trova una villa, oggi diventata un condominio, che ha una storia da narrare. È situata proprio lungo la via principale della città, tra i negozi e la vita mondana di questa importante località balneare sulla riviera romagnola. Eccola, è Villa Tergeste, che un tempo era denominata Villa Yolanda Margherita. Dal gennaio del 1918 al febbraio del 1919 fu sede distaccata del Comune di Venezia, che si era trasferito a Rimini per dare conforto ai profughi calati lungo il litorale adriatico in seguito alla ritirata di Caporetto. Il 15 febbraio del 2009 è stata apposta una targa in ricordo di questa particolarità, proprio in occasione del 90° dalla partenza della Municipalità Veneta. Questa targa è stata posta a ricordo da parte dei riminesi. Rimini è una città con una grande storia. Era crocevia delle conquiste romane sui Galli per la straordinaria posizione strategica. Nel 1295 essa diventò una signoria appartenente al patriarca della famiglia Malatesta. Dal XV secolo la città si arricchì sempre più. Venezia, protagonista del mare Adriatico. Per Telecittà siamo andati alla ricerca di tracce di Venezia e del Veneto in luoghi che si trovano in altre regioni. Per fare questo siamo venuti qui, a Vieste, sul Gargano, per scoprire insieme la storia di questo faro, ancora oggi acceso e spento proprio da Venezia. Questo faro illumina la via dei naviganti ben oltre la Puglia ed è legato alla storia di Orseolo II, il doge di Venezia, protagonista nella liberazione della città di Bari dagli arabi. Il faro è posto sopra un'isola, l'isola di Santa Eufemia, prospiciente la città di Vieste. Sugli anfratti di quest'isola è stata individuata una cavità chiusa da una porticina in legno, per tanti anni utilizzata come ricovero attrezzi, ed invece conteneva tanta storia. Proprio qui, infatti, il doge di Venezia Orseolo II aveva voluto lasciare un'incisione sulla sua vittoria nei confronti degli arabi. Sono state anche individuate delle cisterne di epoca romana collegate da dei canali che servivano a raccogliere l'acqua piovana. Nell'ultimo scavo di qualche settimana fa sono state trovate delle sepolture di corpi femminili ben conservati dal bacino in giù, perché la parte superiore era stata coperta da dei massi. La città è avvolta da delle mura molto importanti che svolgevano il ruolo di protezione e su cui si ritiene abbia lavorato anche il Pisano. Inoltre, Vieste è legata al Veneto anche per un altro aspetto. In questa chiesa, la chiesa di San Francesco d'Assisi, è presente una statua di Sant'Antonio da Padova, che, come a Padova, si venera il 13 giugno di ogni anno, con una lunga processione importante lungo tutta la città. Nel Mare Magnum dei film italiani della 78esima edizione del Festival di Venezia si aggiunge alle proiezioni speciali Inferno Rosso, Gioia d'Amato sulla via dell'eccesso, di Mario Gomasca e Massimiliano Zanin, presentato da Nicolas Winding, ovvero un ritratto sul regista Aristide Massaccesi, in arte Gioia d'Amato. Ma appunto, chi era Aristide Massaccesi in arte Gioia d'Amato? Per molti un regista di culto, in America un genio dell'horror, in Francia un maestro dell'erotismo e in Italia il re del porno. Produttore, regista, autore, elettricista, operatore e direttore della fotografia, è stato un eclettico artista dai mille pseudonimi che ha realizzato centinaia di film, spaziando dagli spaghetti western al post-atomico, dall'eros patinato al porno estremo, all'horror. Gioia d'Amato, d'altronde, il cinema l'ha respirato fin da bambino. Quando ancora giovanissimo lavorava con il padre, noleggiatore di macchine da presa, e con il nonno di Lamberto Bava. Partito da zero come garzone negli uffici dell'Istituto Luce. E adesso, come ogni venerdì, linea a Marisa Sottovia e all'appuntamento con la storia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo del dolce simbolo dell'estate, che è il gelato. E allora conosciamo la sua storia.
In origine per gelato dobbiamo intendere una bevanda ghiacciata composta da latte di capra e neve. C'è anche un riferimento biblico e si racconta che Isacco offrì al padre Abramo una bevanda fresca per trovare refrigerio. Poi ancora nei paesi orientali ad elevata temperatura si ha notizia che esistevano delle bevande fresche come in Arabia, in Cina, in Grecia e anche in Turchia. Ma andiamo al gelato inteso ai giorni nostri. Nel 1565 si racconta che a Firenze, alla corte di Caterina dei Medici, fu servito una sorta di sorbetto o quasi simile al gelato, composto da latte, limone, poi ancora neve e zucchero. E questo prodotto viene attribuito a un personaggio poliedrico del momento, tale Bernardo Buontalenti, che era un architetto, uno scultore, una persona versatile. Ma si ha notizia che anche nei stati europei, nei paesi europei, esisteva questo prodotto ed esattamente alla corte di Carlo II d'Inghilterra venne servito una sorta di gelato composto da frutti, da panna e da cubetti, da pezzetti di ghiaccio. Lo stesso avvenne anche alla corte di Francia. Ma veniamo poi all'Ottocento e quindi saranno i gelatieri veneti, in particolare i bellunesi, che invadono le città della Mitteleuropa sia per la qualità del gelato ma anche per la forma di vendita e di distribuzione che è quella ambulante, che fu una formula vincente. E sarà un cadorino l'inventore del cono gelato. Si chiamava Italo Marchioni, nato nel 1868 nella zona vicino a Vodo di Cadore, e lui racconta in sostanza una storia di immigrazione, perché a 25 anni lascia il Veneto e si reca in Filadelfia, poi si sposta a New York e qui lavora come pasticcere. All'epoca il gelato era servito in bicchierini, ma spesso questi bicchierini non venivano restituiti, oppure se venivano restituiti bisognava lavarli, pulirli, e non era un meccanismo molto pratico. Ebbe così l'invenzione, l'intuizione di servire il gelato in una cialda a forma di cono. Ecco che abbiamo il gelato appunto a cono, e che ebbe così la disattenzione di non brevettare l'invenzione. Successivamente inventò anche la coppetta e quella la brevettò. Andiamo poi al ghiacciolo, altro dolce molto gradito, ed è nato quasi, è sorto quasi per caso. Infatti nel 1905 un ragazzo di 11 anni di uno stato della California, di nome Frank Epperson, una sera mise un bicchiere di acqua con soda e un bastoncino di legno dentro sul davanzale della finestra. Era una notte molto gelida. Al mattino trovò un blocco di ghiaccio, staccò questo blocco di ghiaccio e rimase appunto il gelato, il ghiaccio contenuto nel bicchiere col bastoncino, e da lì ovviamente derivò il ghiacciolo. Quindi gelati e anche ghiaccioli appunto sono dei dolci graditi a tutti, preparati in mille gusti, e ci accompagnano ambedue nelle calde estate. L'anticiclone di origine africana responsabile dell'attuale ondata di caldo intenso continuerà a intensificarsi nel fine settimana per poi cedere all'ingresso di una serie di correnti più umide e instabili provenienti da nord-ovest. Un ricambio d'aria con varie precipitazioni interesseranno quindi dapprima la montagna nella seconda parte di domenica e poi anche la pianura tra lunedì e martedì, attenuando decisamente le condizioni di caldo afoso di questa settimana. Tempo previsto, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con transito di sottili nubi alte e qualche annuvolamento sui rilievi. Le temperature diurne saranno in lieve ulteriore aumento. Venti deboli occidentali in montagna e deboli variabili in pianura, con brezze sulle zone costiere e a ridosso dei rilievi. È tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione. Come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà.